Presidente Sospiri, il progetto di Gaforana Waterfront, i lavori proseguono, intanto a che punto siamo? Un progetto che ricordiamo sul quale lei personalmente ha investito molto. Beh, anche lei ha potuto apprezzare con le riprese oggetto di una iniziativa di altra natura, ovvero i 100 anni del Circolo Canottieri, che in realtà il nostro rapporto con il mare tende a migliorare, perché da una parte c'è questo importante avanzamento della realizzazione della enorme vasca di prima pioggia che serve a non far sversare fogne in mare e poi a realizzare una grandissima piazza sul fiume che sarà un grande attrattore turistico. E dall'altra abbiamo visto riprendere la realizzazione del nuovo Molo Nord che servirà a bypassare la diga foranea, quindi a portare il fiume oltre la diga foranea, a risolvere i problemi di insabbiamento del porto canale. Credo che da settembre vedremo una grande accelerazione, naturalmente, perché adesso c'è anche la fase di balneazione che non va disturbata nei dati di inquinamento. Io sono ottimista, ci ho sempre creduto e sono certo che riusciremo a cogliere e a finire entrambe queste opere strategiche. Tra l'altro c'è la possibilità che tutto questo si concluda nel centenario della provincia di Pescara, sarebbe un gran segnale. Sì, diciamo che per noi il 2027 è la data simbolo della costituzione della nuova città, è il centenario come lei ha ricordato, è anche per noi una data utile per veder finiti, ovviamente, finiti e collaudati tutti questi lavori, ma già la completa apertura della diga e la realizzazione del molo nord complessivo, che diventerà un'altra splendida passeggiata, già impedisce l'interferenza tra il fiume e il mare e tra il fiume e il porto canale, quindi questo già aiuterà moltissimo la nostra marineria e tutti gli scambi navali che ha il nostro porto.